Questa mattina presso il comune di Pescara si sono riuniti i sindaci di tutti i comuni abruzzesi colpiti dalla tempesta di ieri pomeriggio. I primi cittadini si sono seduti al tavolo col presidente regionale Marco Marsilio, a lui l'appello affinché chieda lo stato d'emergenza. Se riconosciuta la calamità naturale, infatti, dovrebbero arrivare i fondi governativi per risarcire i cittadini che hanno ricevuto danni, ma soprattutto per salvare gli agricoltori, dopo che i campi sono stati devastati dalla violenta grandinata. Noi già ieri abbiamo preannunciato questa richiesta, naturalmente questa richiesta deve essere poi corroborata da dati oggettivi, quindi questa mattina presto abbiamo riunito i sindaci e i presidenti delle province interessate insieme alla Protezione Civile e ai dipartimenti perché inizi subito, immediatamente, una ricognizione, un censimento di tutti i danni subiti. Qui parliamo di strade che si sono o franate o scoperchiate, tombini saltati, palazzi pubblici e privati che hanno subito danni soprattutto nelle coperture, nei tetti, le scuole stanno in una condizione molto critica. Pescara tra le città più colpite. Il sindaco Carlo Masci si è detto orgoglioso del lavoro svolto dai soccorritori, ma le operazioni non sono di certo concluse. Vigili del fuoco e protezione civile continueranno a essere impiegati nei prossimi giorni. La regione è intervenuta immediatamente, adesso conteremo i danni perché è fondamentale, dopo aver attivato lo stato di emergenza, verificare quali sono i danni, le somme urgenze che sono state avviate. All'attacco le opposizioni, secondo cui l'amministrazione non ha reagito tempestivamente alla catastrofe e ha azionato il centro operativo comunale numeri di emergenza con colpevole ritardo. Denunciamo uno stato di mancato intervento da parte dell'amministrazione comunale che sicuramente non poteva fermare la grandine, ma sicuramente si potevano attivare tutta una serie di funzioni che avrebbero limitato i disagi alla popolazione, avrebbero sicuramente assistito e garantito la sicurezza della popolazione stessa.